Bonjour ragazzi, non ci posso credere, finalmente filmo un nuovo vlog, mi siete mancati così tanto, ma sono stata così male. Vi racconterò dopo di tutte, di quello che io ho passato negli ultimi 10-11 giorni, brutte, brutte esperienze. Comunque, oggi in realtà è l'ultimo giorno che siamo in questo appartamento perché da domani siamo in casa nuova e io non vedo l'ora, non vedo l'ora. Primo perché odio il casino e questa casa in questo momento è un casino, adesso vi farò vedere. Due perché sono troppo emozionata di stare in casa nuova perché è bellissima e non vedo l'ora. Questa è la situation in questo momento, il mio studio vuoto, 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 ma porteremo tutti i mobili in casa nuova. L'unica cosa che lascerò qua sarà la scrivania e la sedia, perché ne ho preso una sedia e una scrivania nuova. Quindi non so se notate, ma non sto filmando dalla mia solita videocamera, oggi sto filmando dal mio nuovo Nokia 8. Ebbene sì, mi ha contattata la Nokia Mobile. Io ci sono rimasta perché voglio dire, tutti siamo, almeno se avete la mia età, forse i più giovani no, ma se avete la mia età conoscete sicuramente la Nokia per i mitici cellulari che avevamo tipo quando eravamo più piccoli, tipo il 5110, l'8210, l'8310, li ho avuti tutti, tranne il mitico 3310, ma gli altri li ho avuti tutti, quelli che si cambiavano le cover, mi ricordo, avevo mi sembra fosse l'8310, si cambiava sia davanti che dietro e poi giocavo a Snake, cioè mamma mia, che ricordi, che flash. Comunque, quindi quando mi sono vista questa email della Nokia e ho detto no, non ci posso credere, cioè immaginate la sorpresa e mi hanno detto guarda, vuoi filmare alcuni vlog con il nuovo Nokia 8? E io ho detto ok, quindi questo sarà appunto il primo perché credo ne farò tre video vlog utilizzando il nuovo Nokia 8 che potete vederlo, è molto molto carino, molto sottile, molto leggero ed ha una videocamera, un altoparlante, cioè il microfono è fenomenale, le casse quando si ascolta la musica, insomma mi sta piacendo moltissimo e tra l'altro c'è una funzionalità nuova che voglio farvi vedere. Eccola che si chiama Booty Mode e che cosa significa? Che si possono usare sia la videocamera anteriore che quella posteriore simultaneamente, è una cosa che almeno io non avevo mai visto e ne approfitteremo per farvi vedere, oltre al mio studio, vi faccio vedere tutto il resto della casa. Qua c'è anche Pupetto. Ciao, Ciao, ciao ciao, Pupetto! Ciao Pupetto! Vuoi raccontarci quali Nokia avevi tu? Avevi qualche Nokia tu? ciao. Io avevo il più mitico, Il più mitico? sì, il più Non era il mitico. 5110 il più No, mitico? cioè, il 10 era quello il più Il commerciale. 30, il 3310 era il Sì, più mitico, no, no? erano quelli più commerciali che ce l'avevano tutti. Invece io avevo un modello che non c'aveva nessuno, si chiamava 8850. Mai Un sentito? mito. Mai sentito? Un mito. Ma era quello con lo sportellino che mi No, raccontavi, no, no? era sportello, lo scivolava in giù, praticamente era tutto in titania. Adesso io avevo quelli in plastica con la cover, il modello in No, ti titanio. dico, era mitico. O 88,50, ricordatevi e andate a vedere. Sai che quelli delle nuove generazioni se vanno a vedere i cellulari che avevamo noi diranno: mamma mia, che cabine telefoniche sono enormi! No, no, Vero, no, no, il mio comunque era no? piccolo, Sì, no, anche i miei era erano stretto. piccolini. No, no, il 3310 era Io non grande. avevo il 3310, avevo prima il 5110 che era grande e poi ho preso l'8210, l'8310 che era piccolo, l'8210 era bellissimo. Sì, io Cambiavo le sono. cover e Sì, anche la tastiera, mi ho ricordo, era capito. fantastico, era tipo No. Sì, semitrasparente. quello ce l'avevano tutti, quello lì. Sì. Cioè, quel mio, no, veramente, Ma quel mio ce l'avevo solo dov'è? io, che era Vabbè, il adesso. titanio, cioè. Qui c'è la gata. Gata! Non mi frega niente il trasloco. Ciao, Ugo Never! Ciao, sei un gattino bellissimo! Sì! Beh, questa in realtà volevo farvi vedere. Beh, qui ho preparato la colazione a Tomas che però non sta mangiando. E qui questa è la situation momentanea, cioè scatoloni, scatoloni, scatoloni. In realtà qui c'era una montagna, qui c'era una montagna di scatoloni alta più della libreria, ma i ragazzi che stanno facendo il trasloco hanno già scaricato tutto praticamente. Avevamo 102 scatoloni, li abbiamo numerati 102 e questo è il resto della casa. Anche qui il corridoio era tutto pieno di scatoloni, ma hanno già svuotato tutto. Bagno, anche questo vuoto. Librerie vuote, anche qui abbiamo già svuotato tutto e qui ci sono degli scatoloni che hanno portato loro per mettere i vestiti appesi. Ci sono ancora dei quadri. È rimasto tutto il segno su questo muro, non riesco a capire come mai. Questo è quanto. Devo dire che hanno già portato via praticamente quasi tutti gli scatoloni. Questa è la nostra stanza.
Denver, magari sul letto anche no. E qui appunto questo è quello che rimane, i nostri trolley. Ultimo giorno in questa casa. Avrò nostalgia, però sono contenta perché la do in affitto, è stato un ottimo investimento, anche se adesso appunto andiamo a stare in una casa grande, non venderei mai questa casa perché comunque ci sono molto affezionata, poi sarà sempre la mia casetta e in più appunto la do in affitto e ho fatto anche un affarone, sono contenta ed ho già trovato una coppia che hanno già firmato il contratto per venire a stare qui. Tipo hanno fatto due visite con l'agenzia e la seconda coppia che è venuta si è innamorata, ha detto sì, ok, lo vogliamo, hanno firmato tipo lo stesso giorno, quindi questo mi ha dato, insomma, mi ha fatto molto molto piacere perché vuol dire che piace, insomma, il mio appartamentino, quindi sì. Gatto Denver! Gatto Denver! Gatto Denver! Andiamo, dai! Sì, sei bravissimo! Situation scatoloni, devo dire, molto positiva. E poi ci rivediamo con gli operai nel pomeriggio in casa nuova. Voi verrete con me. Ci rivediamo con loro nel pomeriggio in casa nuova, perché dovranno montare il mio studio, dovranno montare i mobili, eccetera. Quindi lì sarò io che dovrò dirgli come fare, come non fare. Anche se ancora non sto al 100% bene. Tomasz però dovete sapere che si è operato. Si è tolto un neo sulla schiena, quindi ha dei punti e non dovrebbe teoricamente muoversi, quindi lui è messo malissimo. Io anche non sono messa benissimo, però diciamo che lui ha le visite del lavoro eccetera, non può muoversi, quindi andrò io in casa nuova. E sì, questa insomma sostanzialmente è la situation. E volevo approfittare e raccontarvi di come sono stata in questo periodo eccetera, perché sono sparita da YouTube tipo per 10 giorni e mi sono sentita tanto tanto in colpa, mi siete mancati un sacco, odio non poter aggiornare il mio canale, non raccontarvi quello che succede eccetera, ma praticamente quello che è successo in questi 10 giorni è stato niente, cioè ero io sul divano che stavo malissimo, questo è la sostanza degli ultimi 10 giorni, tutto il riassunto, ero io sul divano che stavo malissimo. Allora, tornando da Riccione, perché l'ultimo vlog che abbiamo girato era appunto a Riccione, quando siamo stati giù con mio papà, che è ancora là, tra l'altro devo ancora tornare su, lui è stato giù tutto il mese in appartamento, e praticamente tornando, già in treno mi sentivo strana, ma pensavo di essere soltanto stanca, sinceramente, pensavo, boh, mi faccio una bella dormita, domani sono fresca come una rosa. In realtà il giorno dopo mi sono svegliata, anzi già la sera ho preso un occhio perché avevo tipo la gola gonfia, eccetera, c'è Denver che piange di là perché non lo sto cagando. E quindi ho preso un occhio, ho detto, boh, domani starò meglio. In realtà la mattina dopo non sono stata meglio, stavo peggio, ma pensavo di aver preso tipo l'influenza o quelle robe, tipo sei un po' stanco, hai esagerato, magari hai dormito poco, ho preso un po' di freddo, ho pensato, boh, oggi riposo. In realtà ho aspettato 3 giorni, ho preso occhi, benagol, solite cose, insomma, mal di gola eccetera, e non mi passava, anzi stavo sempre peggio. Quindi poi al terzo giorno ho chiamato il mio medico e gli ho detto, guarda, non mi passa, cosa devo fare, sto sempre peggio, febbre non altissima ma febbricciola, mal di gola, poi mi si stavano ingrossando un sacco tutti i linfonodi del collo che sono ancora gonfi. E la dottoressa mi fa, guarda, prendi l'antibiotico, magari è batterico, quindi se aspetti che ti passa stai fresca, quindi al quarto giorno forse è meglio che prendi l'antibiotico. Io avevo a casa un antibiotico, ho detto prendi quello perché con gli antibiotici sono allergica, quindi sempre meglio prendere quello che prendo sempre, così sono tranquilla. Ho preso l'antibiotico per 4 giorni, non ha servito niente, anzi continuavo a peggiorare, 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 fino a quando mi vedevo tipo un rospo, non sto scherzando, non si vedeva nemmeno la linea dal collo alla mandibola, al viso, cioè avevo tutt'uno, ero tipo un rospo, tutta gonfia, mi faceva malissimo, non riuscivo a deglutire, nel senso che solo buttar giù la saliva mi faceva un dolore indescrivibile. A me hanno tolto le tonsille quando avevo 18 anni, ma non sono mai stata così male, nemmeno con le tonsilliti più brutte che io ho avuto, non sono mai stata così male. Mi sono venute tutte delle placche bianche in tutta la bocca, su tutta la gola, e siccome avevo la cosa più preoccupante di tutte, non era tanto la febbre perché non era mai altissima, tipo 37,5, 37,6, il mio grosso problema erano appunto i linfonodi del collo molto, molto ingrossati. Ad un certo punto si sono gonfiati talmente tanto che io avevo la sensazione, 24 su 24, che qualcuno mi stesse soffocando con due dita così qua.
non riuscivo a dormire dopo 3 notti che non ho dormito, riuscivo a mangiare solo ghiaccioli e dopo 3 notti che non ho dormito, cioè presa dalla disperazione, tremavo, tipo mi sono messa a piangere, proprio sono stata proprio male. E ho passato l'ultima notte al telefono con la guardia medica, praticamente ho telefonato 2 volte, ho detto io non ce la faccio più, sto andando fuori di testa, l'antibiotico non funziona, l'occhio non funziona, cosa devo fare? Mi sembra che qualcuno mi stia soffocando, non respiro. E questo mi ha fatto preoccupare, perché non riuscire a respirare bene, ho ancora un po' adesso la sensazione di queste ghiandole, ma niente come... come è stato qualche giorno fa, e quindi sono andata al pronto soccorso praticamente di notte o la mattina prestissimo, e niente, lì mi ha visto l'otorino eccetera, mi ha detto guarda, secondo me tu hai la mononucleosi, hai tutti i sintomi, mi ha prescritto gli esami del sangue, già me li avevano fatti, e poi mi ha fatto vabbè un altro esame, mi sono andati tipo con una canuletta lunghissima nel naso giù fino alla gola, boh. Però in quel momento basta stare meglio, cioè fate quello che volete, e poi mi hanno dato cortisone, mi hanno dato un altro antibiotico perché mi hanno detto che quello che stavo prendendo non va bene per la mononucleosi, volevano tenermi in ospedale una notte, ma siccome non volevo dormire una notte in ospedale, io detesto gli ospedali, detesto stare male, e quindi li ho convinti a mandarmi a casa, però con la promessa che la mattina dopo sarei andata subito a fare gli esami per la mononucleosi. Così ho fatto, sono tornati positivi, e con il cortisone che mi hanno dato e con gli antibiotici che mi hanno dato, con gli antidolorifici che mi hanno dato, sono stata meglio praticamente subito. Il cortisone ha fatto effetto subito, già quella sera mi sono addormentata sul divano quel pomeriggio perché non dormivo da tipo 3 giorni, e sono stata subito meglio, e però appunto ancora ho questa febbricciola, ancora ho un po' di, non mal di gola, ma mi sento i linfonodi ingrossati, quindi ancora non è passato, ma mi hanno detto che la mononucleosi ci mette un sacco a passare, che ti rimane questo senso di spossatezza eccetera, il che è strano perché io già 4 anni fa credevo di aver avuto la mononucleosi perché avevo gli stessi identici sintomi, ma non gravi come questa volta, non sono finita al pronto soccorso, però mi hanno fatto il test, all'epoca era negativo e adesso è uscito positivo, non ho capito se, però mi hanno detto che molto spesso può venire fuori negativo, in realtà è positivo, comunque boh, non ha importanza, fatto sta che questo è quello che ho avuto. Alcuni hanno la mononucleosi, non se ne accorgono nemmeno, per me invece è stata tipo una delle esperienze più brutte della mia vita. Quindi questo è quanto, praticamente non pensiamoci più, spero di stare presto bene, proprio al 100%, e patatone, sei contento che andiamo in casa nuova? Sono molto contento. Anch'io. Anche perché è una casona. Eh sì, grande. Quindi oggi ultima notte qua. Insomma, sono contenta che andiamo in casa nuova. Non vedo l'ora di sistemare tutto. Non vedo l'ora perché la cabina armadio sarà bellissima. Il mio studio sarà bellissimo. Non vedo l'ora che vediate tutto. E patatone? Noi siamo 1 mese e 2 giorni sposati oggi. 2 giorni, no? Oggi siamo il 28, sì. Sì. Un patatone. Ecco, ci siamo in casetta nuova, questo è il mio studio, è vuoto in questo momento, ma c'è la scrivania qua davanti a me, praticamente questo video sarà 3/4 in beauty mode, dual mode, mi piace usarla per farvi vedere sia me che quello che c'è intorno, e questa è la mia nuova scrivania, mi piace molto, non vedo l'ora di farvi vedere anche la sedia, comunque il resto dello studio bisognerà costruirlo, lo faranno credo questa sera o domani. E qui c'è patatone e poi vediamo, qui c'è un tavolino, non mi ricordavo di questo tavolino, e siamo venuti proprio in questo momento per la pausa pranzo perché gli operai sono tutti a pranzo, così riusciamo a vedere. Questi sono i divani nuovi, volevamo prenderne ancora uno da 2 da mettere qui, però calcolando che ci metteremo la cyclette, calcolando che metteremo la panca per gli attrezzi di Tomas, calcolando che anche il grattino dei gatti da qualche parte dovremo metterlo, secondo me c'è nemmeno bisogno che ne prendiamo uno, il terzo, volevamo metterne uno da 2 posti qua. Consigliateci voi che cosa ve ne pare, comunque sono bellissimi. Poi ci sono tutti gli scatoloni che anche se ho scritto studio li hanno messi in soggiorno, ma sapranno loro come fare. E qui c'è questo splendido tavolo con le sedie, wow, che meraviglia. Questo tavolo è una delle cose che preferisco, questa stanza è avere proprio una sala da pranzo, non è una figata, pupetto? Sì. Io non ho mai avuto una stanza proprio solo per la stanza da pranzo, cioè sala da pranzo. È incredibile, e guarda quante sedie, c'è 10 sedie, sai cosa ci metteremo io e te a capotavolo e grideremo una parte all'altra, pupetto,
passami il sale. No, io ti dico, sicuramente io e te ci posizioniamo uno da una parte e uno dall'altra. Sì, a capotavola. Non di fronte a metà. No, e poi gridiamo da una parte all'altra, pubetto, passami la Coca-Cola Zero. C'è la cucina, qui c'è il tavolo, ma bisogna ancora, perché queste macchie qui, abbiamo provato a toglierle ma non se ne vanno, e quindi metteremo un'altra placca di inox come quelle, in modo che, appunto, perché ci hanno ridipinto sopra ma non se ne vanno. Altri scatoloni, però wow. Sai cosa voglio andare a vedere? Voglio andare a vedere la cabina armadio. Oddio, quanti scatoloni, mamma mia. Eccola la cabina armadio. Wow! In realtà tantissima roba la devono ancora montare, perché aspetta, accendi la luce, perfetto. In realtà stanno montando la cabina armadio, bisogna togliere quella porta, glielo devo ripetere, e queste sono tutte le cose varie da montare. Wow, che bello, non vedo l'ora che sia finita! Andiamo a vedere anche la stanza da letto, anche se non penso che ci siano grandi. Oh, il letto, che bello il letto con i comodini e il comò. Stesso identico letto che c'è nell'appartamento mio, fino dove abbiamo abitato fino adesso, è uguale, stesso identico letto con contenitore. Sì, però questo non è stato mai usato. E questo è nuovo. Vabbè, è anche nuovo. Il nostro era nuovo quando l'abbiamo preso. Sì. Adesso evidentemente è tutto nuovo. Che bello, wow. Fantastico, fantastico, sono troppo contenta. Non vedo l'ora di vedere la cabina armadio finita. In realtà bisogna anche aspettare, perché un bel pezzo di mobili vengono quelli dell'IKEA a montarlo il 30, quindi ci sarà da aspettare un po'. Questo è il mio studio non proprio pronto, perché mancano ancora delle cose, tutti i miei oggetti, però quasi pronto. Il mio studio, non ci posso credere, forse questo mobiletto lo sposterò probabilmente lì. Però è bellissimo vedere il mio studio, la mia nuova scrivania, sono troppo contenta. In realtà quello è lo sgabello della specchiera e la scrivania ha un'altra sedia ancora, che vedrete, ma stupendo, sono troppo contenta. Tra l'altro abbiamo le stesse porte dell'altro appartamento, è tutto molto simile. Vestito molto estivo, la mia mamma e la mamma di Tomas di là. Non fa freddo. Ciao mamma. Tommaso è anche molto fiero della stufa. Ti piace, vero? Una bellissima stufa originale. Ok, bella. Che noi sicuramente accenderemo molte volte. Stanno arrivando i frappè più buoni del mondo. Cos'è questo? Questo è nocciola. Questo è di mia mamma. C'è patato, è partita la sculettata, non è partita la sculettata, è partita la sculettata. È piaciuta molto la tua sculettata nell'altro video, sai? Ah sì? Sì, è piaciuta la sculettata, sculettata di puppetto, oh yes. Parte anche da seduto, è partita la sculettata. Miami. Sì, il frappè più buono del mondo. Ed ecco che arriva la Nutella. Devo farvi vedere. No. Devo farvi vedere la cremosità. Oh, guarda che roba. Fantastico. Il cucchiaio sta dritto. Miam. Wow, è super denso, buonissimo. C'è un caro Rever che è un po' spaesato perché sta notando tutti questi cambiamenti in casa e non ha ben capito che cosa stia succedendo, povero gatto Demer, quindi è un po' così. È un po' spaventato in questi giorni, ma vedrai che presto ci sistemiamo in casa nuova, avrai tanto più spazio, gatto Demer, per correre, per nasconderti dalla gatta. In realtà è lei che si nasconderà da Demer, credo, lui vorrebbe starle sempre attaccato. E sì, è proprio perché qui abbiamo svuotato tutto, c'erano migliaia di scatoloni, adesso sono spariti, questi sono gli unici rimasti, il resto è tutto in casa nuova e quindi per gatto Demer è tutto un po' uno stress.
il trasloco. Lui lo risente molto di più rispetto a Audrey, gatta Stellina, che qua lei dorme, non gliene frega niente, gatta Stellina, lei è brava, scusi signora che l'ho disturbata. Lei è calma, tranquilla, in ogni trasloco, Audrey, quando l'ho portata in casa nuova, lei era già tranquilla, ha esplorato tutto, l'importante è sapere dove ho la pappa e tutto il resto non importa. Vero, gatta Stellina, tu sei bravissima e coraggiosa. Invece il gatto Denver è un po' un tontolone, un fifone. Ammettilo, ammettilo, caro Denver. E adesso che poi è un po' spaventato e spaesato, sta ancora più appiccicato a me praticamente. Abbiamo mangiato un piatto di pasta al ragù e poi ci siamo addormentati sul divano e ci siamo persi tutto il film che stavamo guardando, un film con Richard Gere, praticamente non so nemmeno di che cosa parlava. E questa è la situazione in questo momento. Potete vedere, abbiamo tolto gli scatoloni dalla stanza, tirato fuori oh, ciao, caro Raymer! Tirato fuori lo specchio, perché anche quello dobbiamo portarlo in casa nuova. E quello, tra l'altro, è il mio nuovo cappotto che ho preso su Asos. Ciao! Ed è bellissimo, sono innamorata di questo cappotto, ma adesso fa troppo caldo per metterlo in questi giorni. Vedrò che arrivi un po' più di fresco per metterlo, mi piace molto. Che cosa ne pensate? E ho fatto un sacco di shopping in queste settimane che stavo male. È meglio che io non stia male, perché ho fatto un sacco di shopping online. Comunque, questa è la situation di oggi. Questi sono gli unici scatoloni in realtà, questo e questi. Sì, cato Demi, tu sei sempre principale. In realtà, questi, praticamente quasi tutti questi scatoloni sono vuoti, dobbiamo riempirli domani con gli abiti appesi. C'è anche Gatta Stellina. Ciao, Gatta Stellina! Ciao! E niente, a questo punto vi darò la buonanotte. Questa è l'ultima notte in questa casa. Tomas si sta lavando i denti, anche lui è stanchissimo. Domani ci dobbiamo alzare presto perché arrivano gli operai. Qui prestissimo, poi Tomascio ha la visita del piccolo intervento sul neo che ha avuto, quindi poi dobbiamo andare in ospedale, poi tornare in casa nuova. Questi giorni sono veramente cioè dedicati al 100% al trasloco, non vedo l'ora che sia finito tutto, non voglio lamentarmi, ma io vivere in questo casino non ce la sto più facendo, ma non vedo l'ora di essere in casetta nuova. Quindi questo è quanto, adesso andiamo a Nanna, devo ancora struccarmi, oggi non mi sono truccata tantissimo, ma si vede che fa caldo perché ho la pelle super grassa, quindi questo è quanto. Un bacio, buonanotte e a domani. Penso che filmerò un vlog anche domani. Ciao!